Formigli, gioielli su strada. Fibert Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità. Massa in festa con il ciclismo giovanile per la prima edizione del trofeo, ma Franco Zanetti in ricordo di un ex corridore, ma soprattutto di un appassionato doc di ciclismo che ha poi infuso la passione a tutta la famiglia, e hanno lavorato sodo Aldo Zanetti, ex professionista e ottimo dilettante a cavallo fra gli anni 90 e l'inizio del 2000, insieme alla moglie Roberta Briglia e poi chiaramente a tutto il nucleo familiare. Una manifestazione che ha riscosso un grande successo con oltre 200 iscritti, poco meno di 190 invece saranno i ragazzi impegnati nelle varie categorie, con 27 società addirittura provenienti non solo da tutta la Toscana ma dalla vicina Liguria, con formazioni giunte da Spezia e dalla provincia di Genova. Qui siamo già alla riunione dei direttori sportivi, manca poco al via della manifestazione, inquadratura anche per coach Aldo Zanetti, che in questi anni ha lavorato sodo sempre insieme alla famiglia per costruire un qualcosa di importante qui a Massa. Ricordiamo l'abbinamento di alcuni anni fa insieme alla Petroli Firenze con la squadra Juniores, ma Aldo Zanetti ha voluto ripartire dall'attività di base creando il team Vettorini a favore delle categorie giovanili. Giornata bella, fortunatamente il meteo non prevedeva neanche di buono e invece un bel sole ha baciato questa manifestazione che ricorda per il primo anno Franco Zanetti. Ritrovo e verifica licenze alla bar Le Due Sorelle di Via Dorsale, nella zona industriale di Massa. In Via Dorsale anche il posto l'arrivo della manifestazione, che si snoderà su un circuito di 2 chilometri tra Via Martiri di Cefalonia, Via dei Marmi e Via degli Unni. Un'inquadratura precedente dedicata ad Elia Favilli, ex professionista della Sautista, che ha in corsa oggi il figlio, che è scattato subito in prima posizione. Siamo alla gara riservata alla categoria G1 con 12 giovani concorrenti al via, ne sono previsti invece per quanto riguarda la G2 30, per la G3 27, per la G4 37, la G5 vedrà al via 36 ragazzi, mentre la batteria più numerosa sarà proprio quella della G6 con 43 partenti. In tutto 27 sono le fanciulle che partecipano a questa kermesse organizzata dalla team Vettorini impresa edile, con il presidente Ottavio Vettorini, che ha dato anche quest'anno fiducia ad Aldo Zanetti per continuare questa bella avventura con il ciclismo giovanile. Siamo alla conclusione della prima batteria ed è Giuseppe Petrosino del gruppo sportivo Borgo Nuovo che va a vincere la gara riservata alla categoria G1, seconda posizione per Riccardo Goffredo dell'Unione Sportiva Fiumaretta, mentre arriva in questo momento Emanuele Favilli dell'Unione Ciclistica Livorno Mamma e Papà Fanini, seguito da Giulio Orazzi del gruppo sportivo Borgo Nuovo, mentre conclude in questo istante Egisto Larzi del Velo Club Coppi Lunata
Altopac, ha concluso anche Nicole Mosti della Cinquale, che ha vinto per quanto riguarda la categoria femminile. Qui un altro giovane dell'Unione Sportiva Fiumaretta che conclude la prova G1, quindi appannaggio della società pratese della Borgo Nuovo, con Giuseppe Petrosino. Ricordiamo anche il secondo classificato, Riccardo Goffredo, terza posizione appunto per Emanuele Favilli, mentre per quanto riguarda la G1 femminile, Nicole Mosti ha avuto la meglio su Clara Fondelli del Monte Pisano. Siamo già pronti con la gara riservata alla G2, due tornate per questi giovani atleti, 4.000 metri totali, come abbiamo detto, zona industriale che anche quest'oggi, una zona industriale che anche quest'oggi offre la possibilità di poter svolgere la manifestazione in assoluta tranquillità, un circuito davvero molto bello, con strade buone, soprattutto molto ampie. Vediamo qui proprio il programma per quanto riguarda la G2, con due tornate per totali 4.000 metri, vicini alla società di Aldo Zanetti, l'impresa edile Vettorini, poi il panificio Montignoso, Franchi Marmi, Alex Abbigliamento e poi un'agenzia immobiliare sempre qui a massa. Tanti soprattutto gli sponsor quest'oggi vicini alla manifestazione, una manifestazione che si fa per la prima volta, per ricordare, come abbiamo detto, Franco Zanetti, che oltre ad essere stato un ex ciclista è stato soprattutto un grande appassionato di ciclismo, e i figli Aldo e la sorella Ines hanno ereditato alla grande questa passione. Aldo, dopo un'ottima carriera nel mondo dilettantistico e dopo aver provato nel mondo dei professionisti, è riuscito a portare avanti un discorso importante. Adesso con l'attività dei giovanissimi siamo alla conclusione della prima tornata, con quattro atleti che si sono leggermente avvantaggiati nei confronti degli altri. Come detto, il ritrovo, verifica licenze e la premiazione conclusiva alla bar Le Due Sorelle di Via Dorsale, mentre il circuito si sviluppa anche attraverso Via Martiri di Cefalonia, Via De Marmi e Via degli Unni. Queste le maglie, le casacche preparate per i vincitori del primo trofeo Franco Zanetti, una premiazione ricchissima attende questi ragazzi alla conclusione della manifestazione. Come abbiamo detto, il meteo ha fortunatamente non è andata come era stato detto, si pensava ad una giornata di pioggia e invece fortunatamente un bel sole per questa manifestazione che si fa per il primo anno. Tantissime società partecipanti, ben 27 nel giorno della festa dei lavoratori. Conclusione del giro anche per la portacolori dell'Unione Sportiva Fiumaretta, Camilla Tonelli. A questo punto attendiamo la conclusione anche della batteria riservata alla categoria G2. Gli atleti sono già sul rettifilo conclusivo, tanta gente, tanto pubblico, chiaramente tanti genitori e tanti accompagnatori a seguire questa manifestazione, con i ragazzi di casa che vanno a segno nella seconda gara sprint perentorio di Lorenzo Baldini, che ha vinto nettamente nei confronti di Giacomo Poli, terza posizione per Edoardo Fortunato Aprisco, quarto posto per Lorenzo Parente, mentre conclude in questo istante Nicola Capovani dell'Unione Sportiva Pozzese. Siamo in attesa dell'arrivo anche delle femmine della gara riservata alla categoria femminile, mentre stanno concludendo altri concorrenti con i colori del team Valdinievole. Per quanto riguarda l'arrivo alla femminile, successo di Sara Pardini dell'Unione Ciclistica Pian di Mommio, che sta per concludere, eccola qua, Sara Pardini sta concludendo proprio in questo istante, quindi vittoria per la società versiliese nella batteria femminile, seconda posizione per Eva Sara Tarabella, che ha concluso da poco per l'Unione Sportiva Pozzese, mentre sta concludendo un altro atleta della società versiliese, quindi vittoria con i colori di casa per Lorenzo Baldini, questa seconda batteria. Siamo davvero alla conclusione, sono già pronti i ragazzi della G3, come abbiamo detto, buoni segnali, incoraggianti veramente, perché si sale con le categorie, si sale con il numero dei partecipanti. L'unica batteria fino a questo momento con pochi atleti al via è stata quella della G1, mentre sono ricchissime le altre, con addirittura 43 partecipanti per la gara conclusiva, vale a dire quella riservata alla categoria G6. Vogliamo ricordare anche gli sponsor vicini alla manifestazione, a partire da Francini e Giovannelli, pavimenti e rivestimenti a massa, e qui possiamo
possiamo aprire un'ampia parentesi per ricordare questo sponsor che veramente ha fatto tantissimo per il ciclismo in provincia di Massa, soprattutto tra la fine degli anni 70 e l'inizio degli anni 80. Alessandro Giannelli fu lanciato, Alessandro Giannelli, ottimo professionista, scudiero poi anche di Claudio Chiappuccio, è stato lanciato proprio dalla Francini e Giovannelli, che alla fine degli anni 70 appunto aveva una squadra fortissima di dilettanti. Poi ricordiamo anche la Travel Marmi di Montignoso, la trattoria Boom Boom della Bona Tendaggi, quindi la barberia della Zoppa Termosanitaria Montignoso, il ciclista, negozio specializzato a Massa, l'Agraria, il Girasole ad Avenza, quindi a Carrara, il parrucchiere Alessio di Marina di Massa, poi la Marmi Arreda Casa, l'armeria Manfredi, quindi le onoranze funebre Apuani, PR Calzatura a Massa, quindi Alex Abbigliamento e Della Buona Tendaggi. In tanti davvero hanno voluto dar man forte ad Aldo Zanetti e a tutta la famiglia per allestire questa manifestazione. Aldo si sta dando da fare. Qui troviamo anche tanti sponsor che non sono magari appassionati di ciclismo, ma che hanno capito l'importanza dell'avvenimento e appunto hanno voluto dar man forte al direttore sportivo del team Vettorini, Aldo Zanetti. Tre tornate per quanto riguarda la categoria G3, siamo saliti con numero di concorrenti, grande festa di ciclismo quest'oggi, bellissimi colori, una giornata davvero trionfale, hanno lavorato sodo i dirigenti del team Vettorini, ma si sono tolti anche delle bellissime soddisfazioni. Stiamo andando in conclusione anche con la gara riservata alla categoria G3, una batteria che ha visto al via 27 concorrenti, con la bella vittoria di Lorenzo Bertuccelli della Cinquale Faita Sali Alimentari, bravissima Sofia Fioravanti che ha vinto la batteria al femminile, che si è classificata in seconda posizione assoluta, quindi un bravo davvero a Sofia Fioravanti. Per quanto riguarda l'arrivo al maschile, dietro a Lorenzo Bertuccelli si sono classificati Lorenzo Bertelli, Gabriele Del Carlo, Febo Ingegno e Lorenzo D'Ambrosio. Questo è l'esito per quanto riguarda il maschile. Per quanto riguarda il femminile, abbiamo già ricordato la bellissima prestazione di Sofia Fioravanti, seconda posizione per Giada Bonni, poi Beatrice Corsi e quindi Samuela Tonazzini. Cielo che sta diventando leggermente plumbeo, ma programma che sta andando avanti alla grande, non ci sono state interruzioni, fortunatamente fino a questo momento non ci sono state cadute, quindi una manifestazione che sta riscuotendo un grandissimo successo con la ricca batteria della G4 che è scattata in questo istante ben 37. Quindi un segnale incoraggiante, un segnale importante, anche perché quest'oggi nella giornata del primo maggio ci sono tante manifestazioni in giro per la Toscana, non tantissime però dedicate ai giovanissimi, tant'è che sono arrivate società addirittura dalla provincia di Arezzo, ci sono due ragazze della Olimpia Valdarnese, società dalla provincia di Prato con la Borgo Nuovo Miglior, società dalla provincia di Pistoia con il team Val di Nievole, insomma un cast di partecipanti di alto livello, con squadre come abbiamo segnalato all'inizio della nostra telecronaca che sono arrivate anche dalla vicina Liguria, ed in particolar modo è chiaro dalla provincia di Spezia e dalla provincia di Genova. Salgono gli anni, sale anche il numero dei giri per quanto riguarda la batteria dei G4, 4 tornate, 8.000 metri totali con il gruppo che sta andando via compatto. Si riscoprono forti le tradizioni per quanto riguarda il ciclismo in provincia di Massa, mentre questo è Giuseppe Di Fresco. Oggi ci sono tantissimi ex professionisti, abbiamo visto Luca De Angeli che tra l'altro con il padre Pietro ha allestito una bella formazione anche di ciclismo giovanile, poi abbiamo visto Giuseppe Di Fresco, Elia Favilli, Aldo Zanetti, quindi un plauso a tutti questi ragazzi, a tutti questi ex professionisti, perché hanno voluto portare avanti la loro passione anche dopo aver interrotto la carriera. Aldo Zanetti, come abbiamo segnalato all'inizio della nostra telecronaca, ha fatto belle cose.
fase anche per quanto riguarda la categoria juniores, ma è chiaro, avendo anche il figlio che corre nella categoria G6, hanno voluto insieme alla famiglia allestire la squadra Team Vittorini, impresa edile con il presidente Ottavio Vettorini che sta credendo fortemente in questo progetto. Tantissima gente nella zona industriale di Massa per questa manifestazione, con la gara della G4 che si sta avviando verso la conclusione. È stata una batteria abbastanza battagliata, con il gruppo che si sta allungando sotto la spinta del vincitore, vale a dire il portacolori della formazione versiliese Unione Ciclistica Pian di Mommio, Mattia Simonetti, che ha avuto la meglio su Luca Aloi, Andrea Stefanelli, Leonardo Bertozzi e Thomas Mosti. Questo l'esito per quanto riguarda la G4 maschile. Al femminile invece successo di Lara Di Francesco del gruppo sportivo Pedale Pietrasantino. Ancora un po' di tensione nel volto di Aldo, perché chiaramente finché non sarà finita la manifestazione non ci si potrà rilassare, ma come abbiamo detto tutto per il momento è andato via per il meglio con la G5 che si sta preparando per quanto riguarda la batteria, che vedrà alla via ben 36 portacolori, un'inquadratura su uno dei ragazzi del team Vettorini, coach Aldo Zanetti, che va a dare le ultime delucidazioni al suo giovane atleta. E adesso siamo davvero pronti con questa nutritissima batteria per quanto riguarda la categoria dei G5. Abbiamo un ospite, la nostra postazione, la sorella di Aldo Zanetti, Ines. Questo è Edoardo Cipollini, figlio e nipote d'arte, figlio di Cesare e nipote del grande Re Leone. Mario, tutto pronto? Noi andiamo ad ascoltare però la sorella di Aldo, Ines. Ines Zanetti è la sorella di Aldo. Una bella manifestazione oggi, soprattutto siamo stati fortunati perché il meteo prevedeva una giornata di acqua, invece è andata bene, quindi avete ricordato tuo babbo in grande stile. Ciclista prima, grande appassionato, ha messo tuo fratello in bici, quindi oggi è stato ricordato bene. Sì, appunto, siamo stati fortunati col tempo, una bellissima giornata. Mio babbo appunto era un corridore, la passione in famiglia, ha seguito mio fratello che l'ha messo lui in bicicletta e quindi mio nipote, che adesso speriamo in un futuro buono. Soprattutto a Massa speriamo ci risia un po' di vivacità, perché è sempre stata una provincia molto ricca di manifestazioni, ha perso un po' negli ultimi anni, speriamo che anche questa attività giovanile possa riportare a fare tante gare. Speriamo, lo spero tanto. Allora, sei un po' emozionata, però dobbiamo dire, possiamo già fare un bilancio, soddisfacente veramente, tanti partecipanti. Sì, è stata una bella manifestazione, siamo contenti, tanta gente e la giornata ha portato sole. Quindi sarai vicino al tuo fratello anche in futuro? Sì. Un nucleo unito, quindi quello degli Zanetti, per il bene del ciclismo locale. Qui vogliamo ricordare anche la signora Roberta Briglia, la consorte di Aldo, che è il vicepresidente del team Vettorini, che ormai sono tanti anni che sta sponsorizzando questa formazione. Trionfale chiaramente fu l'abbinamento di qualche anno fa con la squadra juniores insieme alla Petroli Firenze, poi purtroppo la scomparsa di Daniele Torto li ha fatto un po' abbandonare questo progetto. Aldo Zanetti però si è rimboccato le maniche e ha costruito questo bel sodalizio dedicato ai giovanissimi. Ormai due tornate alla conclusione, 4.000 metri, inquadratura per il clan della Borgo Nuovo Milior, che ha aperto le ostilità con la bella vittoria di Giuseppe Petrosino, e qui il gruppo che va via compatto verso il suono della campana, quindi una volata a ranghi compatti iniziata molto da lontano da Edoardo Cipollini, come abbiamo detto figlio di Cesare, che però viene rimontato proprio negli ultimi metri da un portacolori del team Vettorini. Vittoria per i ragazzi di casa con Umberto Grimaldi. Seconda posizione per Andrea Cima, che ha preceduto proprio sulla fettuccia d'arrivo Edoardo Cipollini, che oggi si deve accontentare della terza posizione. Quindi Alex Stella, quarto posto. Quinta posizione per Andrea Baglioni. È partito un po' troppo presto l'atleta del pedale Pietrasantino Edoardo Cipollini. Bravissimo è stato Umberto Grimaldi, che vediamo in questo istante con il numero 31 di dorsale, che ha fatto la volata sull'atleta del pedale Pietrasantino
Trasantino e lo ha superato proprio nel rush conclusivo. Bravo anche ad Andrea Cima, che è andato a prendere la piazza d'onore. Per quanto riguarda le femmine, successo di Alice Fini del gruppo sportivo Borgo Nuovo. Qui l'inquadratura per Alessandro Romeo Zanetti, che è il figlio di Aldo e della signora Roberta, e che chiaramente punterà a vincere la ricchissima batteria della categoria G6, che va a chiudere il programma di questa manifestazione che ha ricordato in grande stile Franco Zanetti. Oltre 200 gli iscritti, poco meno di 190 i partenti suddivisi nelle varie batterie. Ritrovo, verifica licenze e poi premiazione finale al bar Le Due Sorelle di Via Dorsale, qui nella zona industriale di Massa. Circuito assolutamente messo in sicurezza, quindi una giornata veramente da ricordare, una giornata che speriamo possa essere messa in palinsesto per quanto riguarda l'attività giovanile anche nella prossima stagione. Ben 8 i giri per la categoria G6 che chiuderà il programma. Ci sono stati levati alcuni giri anche alle altre batterie, si aveva paura del maltempo, fortunatamente fino a questo momento tutto è andato bene, però adesso il cielo non promette niente di buono. A questo punto speriamo che si possa concludere tutto al meglio per questa giornata organizzata dal team Vettorini, con in cabina di regia Aldo Zanetti, Roberta Briglia e Ines Zanetti, che insieme a tutto il team hanno lavorato sodo per mettere in piedi questa manifestazione, un festival del ciclismo giovanile. Abbiamo sottolineato più volte che Massa è una provincia ricca, Massa è una provincia che ha grandi tradizioni, e con le squadre che sono nate negli ultimi anni proprio per quanto riguarda l'attività giovanile c'è da ben sperare per il futuro. Intanto fase di stallo della gara, come vedete il gruppo occupa tutta la sede stradale, c'è chi approfitta per bere, per buttare giù un gel, c'è chi approfitta appunto per cercare di risalire alcune posizioni, ma per il momento la gara non decolla, c'è un grande controllo con il plotone che invade tutta la sede stradale. Abbiamo visto strade ampie, un circuito che quindi sicuramente si potrà ripetere in questo senso. È chiaro che tanti vorrebbero vedere il ciclismo giovanile anche nei centri storici, ma è chiaro che le zone industriali in questi anni hanno offerto sempre grande sicurezza, si possono chiudere le strade perché nelle giornate di sabato e domenica non c'è lavoro, non c'è traffico, e quindi massima sicurezza in questa fetta di Massa Carrara, vicino tra l'altro anche all'uscita dell'autostrada, fra Via Dorsale, Via Martiri di Cefalonia, Via dei Marmi e Via degli Unni. Vicini alla gara tanti sponsor: Francini e Giovannelli, pavimenti e rivestimenti, poi la Travel Marmi di Montignoso, la trattoria Boom Boom, l'autoscuola Massese, mentre si sta movimentando la gara sotto la spinta degli atleti del pediale Pietrasantino, quindi della zoppa termosanitaria Montignoso, la barberia, il ciclista negozio specializzato a Massa, il Girasole invece azienda agraria di Avenza, alle porte di Carrara, parrucchiere Alessio a Marina di Massa, poi Marmi Arredo Casa, l'armeria Manfredi, quindi le onoranze funebre apuane, PR Calzatura Massa, Alex Abbigliamento e della Buona Tendaggi. Alex Abbigliamento tra l'altro vicino al team Vettorini, insieme infatti allo sponsor principale ci sono il panificio Montignoso, Franchi Marmi e appunto Alex Abbigliamento. Intanto il gruppo si è nuovamente ricompattato, c'era stata un'importante accelerazione, poi però il plotone si è ricompattato, mentre il nostro operatore inquadra anche la moglie di Aldo, la signora Roberta Briglia, che ha lavorato insieme a tutta la famiglia per questo appuntamento che ricorda per la prima volta Franco Zanetti. Gruppo numeroso, è stata una gara non molto battagliata, per dire la verità ci sono state diverse accelerazioni, però adesso abbiamo un gruppo forte di diverse unità che va a disputare la volata conclusiva. Tutto è pronto anche all'interno del bar Le Due Sorelle per la premiazione conclusiva, volata che è già partita da molto lontano ed è proprio il ragazzo di casa del team Vettorini, vale a dire Romeo Alessandro Zanetti, che è davanti a tutti, tentano la rimonta, niente da fare, però vince il ragazzo di casa, una bella volata
una volata serrata, emozionante, incerta fino alla fine, con Zanetti che però ha trovato la punta di velocità giusta e quindi non si è fatto superare e porta un altro successo al team di casa, che trionfa per quanto riguarda la classifica società a punteggio. Team Vettorini con 23 punti, seconda posizione per il gruppo sportivo pedale Pietrasantino, terzo posto per il team Stradella, società sempre di Massa Carrara. Per quanto riguarda la quarta posizione, bene, la Borgo Nuovo di Prato. Classifica per partecipanti, pedale Pietrasantino con 19 atleti, Borgo Nuovo con 17, team Stradella con 14 e team Val di Nievole con 10. Siamo già alla premiazione conclusiva. A questo punto non ci resta che andare a sentire colui che ha dato il là per organizzare questa manifestazione, vale a dire l'ex professionista massese Aldo Zanetti. Aldo Zanetti si sta adoperando da diversi anni con il ciclismo, ricordiamo l'esperienza anche della squadra juniores con l'abbinamento alla Petroli Firenze. Certo è che adesso state facendo un bel lavoro con il settore giovanile, oggi l'occasione giusta per ricordare tuo padre. Sì, oggi è Primo Memoria Zanetti Franco, organizzata dalla mia società, e diciamo che è andato bene perché siamo stati bravi con tutti i ragazzi e abbiamo avuto fortuna anche con il tempo, perché stamane mattina il tempo non permetteva di fare questa manifestazione. È andato tutto bene, non sono caduti i ragazzi, è stata una bella gara, una bella manifestazione, sono contento per i ragazzi di questa categoria e niente, sono contento. Ciclismo è una malattia di famiglia, Aldo. Tuo papà tra l'altro è stato anche un corridore, poi è chiaro che vi ha trasmesso questa grande passione, una passione che state portando avanti anche con tua moglie. A Massa c'è bisogno di lavorare sul settore giovanile. Massa è stata una grande provincia, ha perso qualcosa nel tempo, ma appunto c'è un risveglio, se vogliamo. Sì, io ho deciso di fare questa categoria perché mi piace, e poi bisogna partire dalle basi, da queste categorie, anche se non sono aiutate troppo dai sponsor, perché gli sponsor che noi abbiamo sono tutti sponsor che io tutti i giorni vado a cercare, non sono appassionati, solamente Pietro Vettorini, perché il vicepresidente è nostro sponsor. E è appassionato, perché quando ero ragazzetto lui era già con la Stazionese e io piano piano l'ho riportato dentro nel ciclismo per dare una mano a tutti questi bimbi. Comunque dobbiamo dire che a Massa c'è la tradizione, è forte ancora anche sulla Riviera Puana. Sì, è forte, siamo abbastanza una provincia dove tutte le categorie sono coperte. Abbiamo delle squadre forti, perché abbiamo anche una bella squadra che è Romagnano, che è la categoria juniores, e che sono 3 anni che sono nelle prime 3 in classifica di rendimento. Poi abbiamo altre squadre giovanili come il Cinquale, la Stradella, che sono 40 anni che sono nel ciclismo. Io sono 2 anni che seguo questa categoria. E niente, poi si vedrà con la crescita di tuo figlio, no? Sì, oggi diciamo che sono contento perché ha anche vinto la corsa in memoria del suo nonno e poi abbiamo fatto bene, dai, sono contento per tutti i bimbi, che non è successo niente, e che dire, sono contentissimo. Diciamo anche una cosa, a volte si parla un po' male di queste zone industriali, invece dobbiamo dire che anche oggi fortunatamente c'era questo spazio chiuso, sicuro. Sì, abbiamo cercato noi come società di chiudere il più possibile, di fare riuscire questa bella festa per i bimbi, per le persone che sono venuti qui a vedere. Credo di esserci riuscito, e anche con il tempo mi ha permesso di fare questa bella corsa. E sì, qui in zona industriale il percorso è bello, sì, strade larghe, poi poco traffico. Anche se qualcuno un po' si è lamentato perché non capiva che c'era una corsa di bimbi da 7 anni a 12 anni, però siamo stati bravi a tenere chiuso tutto il traffico. Avanti così, Aldo. Grazie, abbiamo bisogno. Grazie a voi che siete venuti qua e niente, che avete fatto una bella cosa, una bella ripresa per tutti i sponsor, per tutti questi ragazzetti. Grazie mille.
Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità. Oggi faremo una ricognizione sul percorso della Gran Fondo Città di Fiesole, proveremo il percorso e vi spiegheremo un po' le salite e un po' tutta la tecnica. Vi aspetteremo tutti il 29 maggio, terza prova del Granducato di Toscana, Gran Fondo Città di Fiesole. Venite numerosi. C'è voglia di ciclismo, c'è voglia di pedalare nella splendida città di Fiesole. I mondiali del 2013 hanno lasciato un ricordo indelebile e da allora l'amministrazione comunale ha cominciato a lavorare ad un progetto a lungo termine con protagonista la bicicletta. L'evento del 29 maggio, la Gran Fondo, città di Fiesole, entra subito in un contesto importante, essendo inserita nel Granducato di Toscana, una delle challenge più amate d'Italia. La regia organizzativa della manifestazione è stata affidata all'ex professionista Stefano Casagrande, mentre testimonial sarà il fratello Francesco per un evento, speriamo, destinato al futuro. E allora, pedaliamo sui tre percorsi della Gran Fondo Città di Fiesole, in scena il prossimo 29 maggio. I percorsi saranno tre, di cui due agonistici e uno non competitivo, un lungo di 115 km e 2.282 metri di dislivello, il medio di 92 km e 500 metri per 1.736 metri di dislivello ed infine un cicloturistico di 61 km. Come logistica anche la Gran Fondo Città di Fiesole ha adottato un po' l'idea di quella che è stata la prima edizione della B-King, la gara di mountain bike,
con la partenza che sarà alle 8.30 dal viale posto di fronte al centro sportivo Poggioloni del Fiesole Calcio alle Caldine, dove si troveranno anche parcheggi, iscrizioni, area team, docce, premiazioni e pasta party finale. L'arrivo, così come è successo per la Viking, sarà nella piazza di Fiesole che per la terza volta, ossia dopo il passaggio dei mondiali prima e l'arrivo di una gara dedicata alle ruote grasse poi, vedrà anche l'arrivo di una gran fondo su strada. Il bello di questa gran fondo è che i due percorsi medio e lungo procederanno di pari passo fino alla fine del medio, ossia la piazza di Fiesole, dove chi vorrà cimentarsi nel lungo dovrà procedere in direzione dello stesso tragitto fatto alla partenza, ossia verso Vetta Le Croci, Olmo, ripercorrendo così la strada già fatta all'inizio quando il direttore di corsa abbasserà la bandierina a scacchi. Ma vediamo nei dettagli come sono questi primi 93 km uguali per tutti. Dopo la partenza ufficiale si procederà in leggera salita, esattamente come nella Gran Fondo di Firenze, lungo i Mangia e Bevi, che per circa 9 km, pendenza massima 9%, media del 3,2, porteranno il gruppo ancora compatto fino a Vetta Le Croci, Olmo, da dove, come sempre nella Gran Fondo di Firenze, svolteremo a destra sulla via Faentina in discesa verso Polcano. A differenza della Gran Fondo di Firenze, in fondo alla discesa proseguiremo in direzione di Borgo San Lorenzo per poi svoltare a destra sulla strada provinciale 41 in direzione di Sagginale. Dopo circa 3 km troveremo un altro bivio a destra in direzione di San Cresci, dove davvero ci si comincerà a divertire. Salita di San Cresci da Sagginale, lunghezza 3,8 km, pendenza massima 18, pendenza media 7%, dislivello 350 metri. Una salita vera che lungo i suoi 3,8 km presenta delle pendenze importanti che in alcuni tratti sfiorano appunto anche il 17-18%. Quindi una salita tosta che farà di sicuro selezione, resa ancora più difficile dall'asfalto non in perfette condizioni e dall'essere stretta per la maggior parte dei suoi 4 km. E perché non me dices la verdad? È stato proprio l'ex pro Francesco Casagrande a dire che anche se questa salita farà la differenza per la maggior parte dei gran fondisti, non dovrebbe fare selezione tra coloro che puntano alla vittoria. Abbiamo percorso a questo punto 31 km dalla piazza di Fiesole, dopo aver salito per circa 9 km su in cima al bivio dell'Olmo, e abbiamo fatto poi una discesa ripidissima e veloce che porta
praticamente giù in fondo a Polcanto fino al bivio di Borgo San Lorenzo. Poi abbiamo girato a destra per la strada Esaginale e abbiamo fatto la prima salita importante, il San Cresci, che praticamente è una salita inedita, è circa 5,5 km. E a questo punto proseguiamo per il nostro cammino illustrando tutto il percorso della Gran Fondo. Quello che vi raccomandiamo è di fare estrema attenzione alla discesa, che dal culmine, dopo una serie di facili mangia e bevi, vi riporterà verso Cistio fino alla strada provinciale 41, dalla quale con svolta a destra si procederà verso Vicchio e quindi di Comano. La discesa è molto tecnica, presenta delle curve secche e soprattutto degli avvallamenti del terreno. Non ne vale la pena assolutamente rischiare, perché poi ci saranno 38 km di pianura per arrivare verso Ponte Assieve, ci sarà tutto il tempo di recuperare, quindi vi raccomandiamo, non rischiate su questa discesa. Dopo questa salita che avete visto abbastanza dura del Saginale, abbiamo fatto una discesa. La discesa l'avete vista, è piuttosto impegnativa, brutta, quindi vi raccomando di stare attenti perché è un po' sconnessa, però come sempre occhio, perché lo sapete. E quindi dopo la discesa tecnica, bivio a destra verso Di Comano. Adesso siamo a Di Comano, abbiamo fatto un breve rifornimento, noi lo possiamo fare qua all'acqua fresca e pura che viene giù dalle montagne, e adesso sarà tutto un tratto di pianura, quindi ci potremo riposare fino a Rufina, Ponte Assieve, quindi le 6, costeggiando l'Arno, e poi cosa faremo? Svolteremo a destra verso quella che è la salita chiamata in gergo dai ciclisti il mostro, perché ci porterà lungo la panoramica fino alle croci, cioè ci rincroceremo quindi con all'Olmo, con la strada che abbiamo fatto in partenza, e giù in picchiata di nuovo per affrontare lo strappo finale che ci porterà a San Domenico. Però da qui in avanti tratto piuttosto facile, quindi stare a ruota e fino alla salita. Ci vediamo dopo.
Il lungo tratto di pianura che ci porta poi verso Rufina, Pontassieve, per arrivare in località Le Sieci, potrebbe far pensare che questa è una gran fondo facile. Non è assolutamente così, perché quando saremo in località Le Sieci svolteremo a destra verso quello che in gergo ciclistico viene chiamato il mostro, ossia la strada in salina che attraverso Mulin del Piano porta di nuovo a Vetta Le Croci, dove siamo passati a inizio gara. Una salita conosciuta anche come la panoramica, che parte in leggero falso piano per poi raggiungere nella parte finale punte al 13%. La sua lunghezza è di 4 km e 300 metri e la pendenza media è del 9% per un dislivello totale di circa 400 metri. Il brutto di questa salita è che negli ultimi 2 km ci sono tre rampe dritte dove sembra che in cima sia finita e invece svolti e ti trovi un'altra rampa. Dalla Rufina percorriamo ancora diversa pianura, arrivando poi a Pontassieve, ancora circa 10 km, poi altri 5 alle 10 e poi attaccheremo la salita qui del Mulin del Piano. Sicuramente si farà sentire perché si prende circa l'80esimo chilometro, è una salita di 5 km con pendenza media dell'8-9%, verrà affrontata a tutta dai primi per fare selezione. Sicuramente poi bisognerà usare un rapporto abbastanza agile, penso un 36 per 19-21, perché l'ultimo chilometro fa la differenza. Una volta scollinato Vetta Le Croci, sia al primo che al secondo passaggio, ci butteremo in discesa di nuovo sulla via Faentina verso Firenze, quindi dalla parte opposta di come abbiamo fatto a inizio gara, ossia verso l'Ormo e quindi le Caldine, dove abbiamo lasciato la nostra auto e da dove siamo partiti ad andatura controllata. Quindi procederemo verso Pian di Mugnone e come i prof che al Mondiale 2013 scendevano da Fiesole attraverso la via 25 aprile, arriveremo fino a Ponte alla Badia, dove non gireremo a destra verso l'ormai mitica salita di via Salviati, ma su un altro strappo molto simile, quello che per 300 metri porta a San Domenico. La via è quella della Badia dei Roccettini, un vero e proprio strappo dove i nostri computer, a differenza di ciò che ci avevano detto, non hanno registrato pendenze massime del 18%, ma bensì del 22,5%. Ma la salita non finisce qui, infatti, una volta rientrati sulla via San Domenico con svolta repentina a sinistra, continueremo a salire fino a Fiesole per altri 4 km, lungo i quali, come diceva Casagrande, probabilmente chi ne avrà potrà al secondo passaggio vincere il lungo, mentre chi farà il meglio si fermerà lì, a Fiesole, nella città che domina Firenze. Dopo i mondiali un retrogusto dolce e amaro. Dolce perché è un'esperienza meravigliosa, amaro purtroppo per quell'ultima giornata infernale, pioggia battente tutto il giorno, che se vogliamo un po' hanno guastato la festa. Però Fiesole voleva riproporsi e c'è stato un percorso di riflessione
e quest'anno ci sarà una gran fondo su strada e una di mountain bike. Quindi l'assessore Sottile insieme a tutta l'amministrazione comunale è soddisfatto. Assolutamente sì, assolutamente soddisfatto, perché avere la possibilità di aver vissuto in diretta i mondiali del 2013 su questo meraviglioso percorso, purtroppo amaro per l'ultimo giorno e per il tempo e per quella scivolata di Nibali che se non ci fosse stata sono convinto che avrebbe vinto i campionati mondiali, sarebbe stato veramente la ciliegina sulla torta. Però dopo che c'è stato questo grandissimo evento a Fiesole, era giusto immortalare il percorso, immortalare quella che è stata la salita dei mondiali, e quale occasione migliore se non una gran fondo come quella che ci sarà il 29 di maggio qui a Fiesole. E noi siamo veramente molto molto contenti di accoglierla, la prima gran fondo città di Fiesole, e aspettiamo tutti quanti gli appassionati a percorrere quella che è stata la salita dei mondiali, che ormai è un vero culto per gli appassionati di ciclismo. Non solo quella, perché ci saranno delle salite inedite, il Mugello, Firenze, non manca niente. Non manca niente, vivremo tutto quanto il nostro territorio bellissimo. Io sono stato molto contento anche di accompagnare qualche mese fa Stefano Casagrande, l'organizzatore di questa bellissima corsa sulla salita di San Cresci Arliano, nel pieno del vivo del Mugello, un panorama straordinario, bellissimo, e poi il giro del Mugello praticamente che viene fatto passando da Dicomano, Rufina, Pontassieve per arrivare fino alla salita di Molin del Piano, che è una salita veramente impegnativa, e poi giù la Faentina, il ponte alla Badia per fare la Badia Roccettini, la parte opposta della Salviati che fu percorsa per i mondiali, rientrare a San Domenico sulla salita dei campionati del mondo e in questa strada bellissima entrare poi in Piazza Mino dove ci sarà l'arrivo finale. Quindi una cosa meravigliosa, l'amministrazione comunale è contentissima di poter ospitare questo grande evento, aspettiamo tantissimi appassionati ciclisti sulle nostre strade. Adesso si lavora con il Granducato, un progetto speriamo a sfondo futuro, si lavora per fare come a Firenze, non portare solo gli appassionati toscani ma da tutta Italia e da tutto il mondo. Da tutta Italia e da tutto il mondo, perché Fiesole è una città bellissima, conosciuta in tutto quanto il mondo, e quindi ci aspettiamo veramente una risposta non solo dagli appassionati fiorentini e toscani ma da tutti gli appassionati italiani, da tutti gli appassionati europei e non soltanto, che vengano qua su questo territorio. La Gran Fondo su strada il 29 di maggio, poi ci sarà la Gran Fondo di mountain bike, la seconda edizione, il 12 di giugno dopo il grande successo dello scorso anno, e poi il 7 di luglio la Firenze Fiesole in notturna per juniores, saranno gli juniores a confrontarsi, che è veramente il suggello di una stagione ciclistica che si prospetta interessantissima qua su Fiesole, e da quando ci sono stati i mondiali a Fiesole insomma deve diventare, sta diventando un punto di riferimento per il ciclismo italiano e non soltanto. Chiediamo una sola cosa, una giornata come oggi. Ecco, una giornata meravigliosa come oggi sarebbe veramente il massimo, non come quella ci fu per i mondiali, come tutta la settimana, che fu bellissima tutta la settimana, tranne che la domenica per la corsa dei professionisti su strada. Con una giornata come oggi sarebbe veramente straordinario, ma comunque lo sarà sicuramente, perché il 29 di maggio ci aspettiamo tanti appassionati, tante persone sulle nostre strade e pubblico anche, ci aspettiamo una bellissima giornata di sport. Giudizio finale, Casagrande ha fatto un buon lavoro? Stefano, hai fatto un buon lavoro? Ma diciamo abbiamo fatto insieme a tutti questi ragazzi un buon lavoro. Diciamo anche che la corsa, la gara sarà abbastanza impegnativa. Non manca niente, mangi e bevi, ci sono le salite difficili, soprattutto la prima, poi Molino del Pallone, c'è anche tanta pianura per respirare, non manca niente. Non manca niente, è una gran fondo, penso, spettacolare, con una bellissima vetrina, una bella terrazza su Firenze, per cui chi può partecipare è ben accettato. Allora, l'invito è per il 29 maggio, Granducato di Toscana, terza prova. Terza prova al Granducato di Toscana, vediamo di fare un buon lavoro tutti insieme. Leonardo Olmi ha pedalato con tutti, ha avuto il momento di crisi, perché ci può stare in questa gran fondo. Ci può stare, sì, Massimo, ma hai visto lì sulla salita la panoramica, il mostro come lo chiamano loro, all'inizio è pianura, poi dopo comincia a salire dei tornanti, pendenze anche fino al, mi sembra, 15%, poi su va su dritta tutto al 10%, e quindi vabbè, io ero dietro a un grande, a un campione, a Francesco Casagrande, quindi niente, lo strappoli è molto duro, c'è da stare attenti, siamo ancora nel percorso medio, poi si arriva in cima, per fortuna di nuovo si respira, sembra una gran fondo dove non ci sono grosse salite perché si fa dei tratti, come dicevo prima,
anche dopo la fontana di pianura, però poi dopo si respira fino allo strappaccio qua di 300 metri e noi abbiamo guardato le pendenze, ci avevano detto 18-19, sono il 22,5%, e quindi attenzione, poi dopo tutto a tirare fino qui nella piazza di Fiesole, quindi un dislivello importante anche per i 95 metri del medio, chilometri scusate del medio, e chi vorrà proseguire per il lungo consiglio di avere una gamba preparata. Come rapporti io ho fatto tutto con un 36 come corona piccola e quindi con un 28 dietro, se ce l'ho fatta io ce la potete far tutti. Venite perché questa si presenta un evento stupendo. Ricordo una cosa ancora, state attenti alla discesa che abbiamo fatto vedere prima, perché è impegnativa come a livello di tornanti, di pendenza, l'asfalto purtroppo non è nelle migliori condizioni, però il panorama è stupendo e quindi posti fantastici, per cui consiglio di venire a tutti il 29 maggio qui alla Gran Fondo di Fiesole. Gioielli su strada. Viberta Italia, accessori per calzature e pelletteria, moda, servizio e qualità.